Anche Paola Pinna dopo Dele Gambaro è a un passo dall'espulsione dal Movimento 5 Stelle. La richiesta di avviare la procedura è arrivata questa sera per l'intervista andata in onda nel programma Piazza Pulita. La Pinna difendeva la collega senatrice e attaccava soprattutto gli ortodossi vicini a Grillo. Il loro controllo ossessivo, a sentire la deputata 5 Stelle, è degno dei romanzi di Orwell. Comunque questo clima effettivamente è più da... una sorta di clima da psicopolizia, ecco. Beh, certo, appena inizi a dire ma questa votazione perché è stata fatta così, o anzi addirittura perché non è stata fatta la votazione, allora subito ti dicono ma tu vuoi andare via per i soldi, sei quella che magari voleva fare addirittura l'accordo col PD, cosa che io non ho mai detto. Quindi comunque un modo per delegittimare le persone. Noi vogliamo il confronto, i fedelissimi di Grillo invece la guerra. A Grillo chiedo di ascoltarci, ma il blog non è il mezzo per rivolgerci a lui, aveva aggiunto fiduciosa la Pinna, che pure alla vigilia del voto sulla Gambaro aveva detto di sentirsi costretta a scegliere tra libertà e schiavitù. Un voto, quello di ieri notte, che certifica a questo punto una profonda divisione interna ai 5 Stelle. 79 parlamentari hanno detto sì all'espulsione della Gambaro, ma 42 sono stati contrari e 9 gli astenuti. In più ci sono una trentina di assenti, non tutti giustificati. La decisione definitiva spetterà comunque alla rete, chiamata a sancire una spaccatura confermata dalle parole. Dopo quelle dello streaming di ieri, dove la Gambaro è stata processata dai suoi colleghi, questa mattina sono arrivate le altre dei fedelissimi che hanno partecipato alla manifestazione davanti Montecitorio in sostegno di Grillo. Se ieri la senatrice Enza Blundo aveva chiesto le scuse pubbliche della Gambaro a Grillo, oggi Roberta Lombardi definisce inutili chiacchiere da Bar Sport le sue critiche sul flop alle amministrative. Altro che chiacchiere, quella dei dissidenti sarebbe una fronda vera e propria alimentata da chi ha un preciso interesse, e invece l'accusa che lancia proprio Beppe Grillo nel mirino del leader 5 Stelle Pippo Civati, democratico non allineato, indicato da Grillo sul blog come l'agente a Lavana incaricato da Bersani in persona di attrarre parlamentari 5 Stelle nella rete democratica. Pippo non lo sa, scrive Grillo, per il leader dei 5 Stelle Civati è il cane da riporto, novello lucignolo che ha il compito di trasformare dei parlamentari in ciuchini nel paese dei balocchi del PD-L, in cui tutti diventano servi di Berlusconi.